Oggi facciamo un bel po' di esercizi. Allora, cominciamo a studiare le singolarità delle seguenti funzioni e, nel caso di singolarità isolate, calcolarne le singole. Allora, cominciamo al primo esempio, 1 su z quadrato. Dove c'è la singolarità? In 0. Il residuo uguale? Il residuo chi è? Il coefficiente della serie di Laurent di 1 su 0. Siccome qua il coefficiente di 1 su 0 quadro è 1, tutti gli altri sono 0, il residuo è 0. Chiaro? Poi, quindi 0 uguale 0, residuo di f di 0 uguale 0. Ok. Andiamo a prendere questa funzione qua. Secondo, z fratto z quadro più 1. Allora, dove sono le singolarità? Più o meno i z uguale più o meno. E che cosa sono queste singolarità? Poli? Primo. Allora, cominciamo a vedere quanto sono il residuo. Allora, come devo calcolare il residuo di f, per esempio del punto i, di uguale limite per z che tende a i, z meno i che moltiplica z fratto z quadro più 1. Questo è uguale al limite di z che tende a i, z fratto z più i, questo è z più i e z meno i, z meno i si toglie e rimane z più i, ma il limite basta sostituire i, qui viene i fratto 2i e quindi viene 1/2. Ok? Va bene. Poi, se invece abbiamo il residuo di f nel punto meno i, questo è uguale al limite di z che tende a meno i, di z meno meno i che fa z più i, che è 0 fratto 0 quadro più 1, questo è uguale al limite per z che tende a meno i di z meno i per z, e quanto fa? No, 1/2, non so. E meno i fratto meno 2i fa 1/2. Oh, questa è f di z, andiamo a porre z uguale 1 su w e sostituiamo, otteniamo diciamo, la funzione di 1 su W, questa la chiamiamo g di W, e quanto viene? Viene 1 su W, poi viene 1 su W quadro, cioè W fratto il doppio quadro, praticamente nella stessa misura. Ok, faccio
la somma qui poi è doppio quadro più uno, poi è un doppio quadro annullato. Adesso prendo questa funzione qua, e vado a fare meno 1 su doppio quadro g di v. Cioè prendo la funzione che ho ottenuto e la moltiplico per meno 1 su doppio quadro. Quindi qua abbiamo 1 su v doppio per doppio quadro. Adesso voglio calcolare il residuo in questa funzione qua, è di punto 0. Quanto viene? Qua c'è meno. Quando vi? Questo è facile da calcolare, che bisogna fare? Moltiplico per v doppio, devo fare il limite che per v doppio che tende a 0. No, quasi. Moltiplico per v doppio, se ne va questo. Meno 1. Meno 1. Notate che questo più questo fa 0. Questo si chiama residuo all'infinito. Se quando abbiamo singolarità e una funzione è olomorfa tranne un numero finito di singolarità isolate, allora la somma di tutti i residui, compreso quello all'infinito, fa 0. Questo non lo siamo dimostrati. Però, quindi come si... chi è il residuo all'infinito? Residuo di f all'infinito è uguale, per definizione, al residuo di meno z quadro per f minus su z, allora meno, sì, facciamo così, meno 1 su doppio quadro g di v, sono un 0, dove g di v doppio è uguale a f di v. Ok? Ah, vabbè. O se preferite, meno 1 su v doppio quadro f di 1 su v doppio. Scrivendo in maniera bella. Ok. Se vi capita di imbrogliarvi con questa forma, dice, siccome io sono, come sapete da analisi 1, sono sostanzialmente contrario a ricordare le formule. Cioè le formule devono in, cioè, devono in qualche modo, ci vuole un appiglio facile per ricostruirle quando. Che se punti tutto sulla memoria prima o poi te la dimentichi. Allora, qual è il punto? Il punto è che se la funzione ha le singolarità isolate, la somma di tutti i residui, compreso quella all'infinito, deve fare 0. Qual è la funzione più semplice che ha un'unica singolarità isolata e che non ha un residuo nullo? Ma è la più semplice. La singolarità la mettiamo nell'origine. 1 su z, no? Questa... mettiamoci un z qua, questo residuo vale 1. Adesso quando io vado a fare f di 1 su v doppio, f di 1 su v doppio nel caso quanto fa? Fa un doppio. E per far uscire un residuo, per quanto devo dividere? Per v doppio 4, così mi viene 1 su v doppio. Però se divido per v doppio quadro mi viene lo stesso residuo di prima. E allora per far uscire il residuo opposto ci devo mettere. Quindi, cioè, se avete il minimo dubbio, prendete la funzione 1 su z e ve la ricavate la formula. Se ovviamente vi ricordate che la somma dei residui compreso con la divisione fa 0. È chiaro? Quindi è più facile ricordarsi che la somma dei residui compreso con la divisione fa 0 che
ricordarsi la formula. Cioè, la formula me la ricordo, però se c'è il dubbio me lo faccio passare. Oh, questi esercizi di oggi chiudiamo con il problema dei residui integrali, da martedì prossimo pensavo molto. Andiamo un po' più avanti. Prendiamo f di z uguale 1 su z seno di z. Dove stanno le singolarità, che devo fare? Devo andare a vedere dove si annulla il denominatore. Allora, innanzitutto si annulla i e poi dove si annulla il seno? Chi è il seno? 2k π. Però questa è la funzione di variabile reale, già l'abbiamo incontrato una volta, se vi ricordate, ma abbiamo anche dimostrato che non si annulla in altri punti se non su quelli dell'asse reale. Vogliamo ripetere questo ragionamento? Se vi ricordate, e alla iz chi è somma per n che va da 0 a infinito di iz alla n fratto n fattoriale, e alla meno iz è uguale a somma per n che va da 0 a infinito di meno iz alla n fratto n fattoriale. Se io voglio lasciare solo i termini di esponente dispari, cosa devo fare? Devo fare la somma o la differenza. Quando n è pari, vedete, meno 1 alla n si toglie, questi sono uguali. Quindi se faccio la somma mi rimangono quelli pari. Devo fare la differenza. E alla iz meno e alla meno iz è uguale alla somma per k che va da 0 a più infinito di iz alla, mettiamo la semisomma, alla 2k più 1 fratto 2k più 1 fattoriale, che rimangono solo quelli dispari, contati due volte, poi ho diviso per 2, ok? Perché questi sono con il più, questi sono con il meno. Oh, però iz alla 2k più 1 quanto fa? La z la lasciamo stare alla 2k più 1. Questo fa la somma per k che va da 0 a più infinito di z alla 2k più 1 fratto 2k più 1 fattoriale, o un meno 1 alla k che sarebbe i elevato a 2k, e poi c'è un'altra i. Quindi se adesso divido per i ancora, cosa scopro? Che seno di z è uguale a e alla iz meno e alla meno iz fratto 2i. Semplicemente perché queste due funzioni olomorfe hanno, almeno io cosa definisco? Il seno di z è l'unica funzione olomorfa che estende, se c'è quella di la funzione seno di x sui reali. Questa funzione coincide con seno di x sui reali,
ed è l'unica possibile estensione, perché abbiamo visto che due funzioni omorfe, se coincidono su un insieme che ha un solo punto di accumulazione, coincidono in tutto in questo caso in tutto C. Ok? Quindi questo è il seno di Z. Allora, seno di Z uguale 0 vuol dire che E alla Z è uguale a E alla meno Z. Se e solo se seno di Z uguale 0. Ma questo, se e solo se E alla 2 di Z è uguale a 1, e questo se e solo se Z è uguale, allora, quando è che E alla 2 di Z è uguale a 1, il diciamo sull'asse A reale sull'asse reale e l'esponenziale vale 1 solo quando Z è uguale a 0, e sul, diciamo, quando ci muoviamo sull'asse immaginario il modulo della funzione rimane costante, e quindi l'unica, gli unici che può valere 1 sono sull'asse immaginario 0 e altri punti sull'asse immaginario. Siccome la funzione è periodica di periodo 2π greco i, quindi se e solo se z uguale appartiene a k di greco a k di greco con k, cioè un secondo k appartenente a z, perché questo esponente deve essere 2k pi greco i, togliete 2i rimane k pi greco, che sono i zeri del seno k pi greco, quindi abbiamo detto 2k pi greco, ma ovviamente k pi greco. Ok, quindi le singolarità sono queste qua, stanno su questo insieme qua. Ok, adesso calcoliamo, cominciamo a calcolare il residuo di F in 0. Allora, per calcolare il residuo di F in 0, allora questo qua che cos'è? È un polo del secondo ordine, perché questo ha uno 0 del primo ordine, cioè se ho 0 del primo ordine, 0 del secondo ordine, questo è un polo del secondo ordine. Allora, come lo vogliamo calcolare? Per esempio possiamo moltiplicare la funzione per z quadro, poi dobbiamo, quindi viene z su seno di z, poi dobbiamo fare la derivata, poi dobbiamo fare il limite per z che tende a 0, se vi ricordate, no? Dobbiamo fare la derivata di ordine n-1, cioè primo, fratto 1 fattoriale che fa 1, e ovviamente prenderla in 0, cioè nel senso del limite, perché direttamente in 0 non lo possiamo fare, abbiamo 0. Allora, come si fa la derivata? Qua abbiamo sin quadro z, qua abbiamo la derivata del numeratore che è seno di z meno cos z per z fratto sin quadro z. Allora, questo per z che tende a 0 tende a allora questo è dispari, guardatelo sui reali, intanto è uguale, questo è dispari, questa pure, quando si toglie il primo termine, il termine successivo è di ordine 3, questo è di ordine 2 e quindi tende a
guardare lo sviluppo. Quindi il residuo, questo residuo qua, dici, ma non si poteva vedere in un altro modo? Certo che si può vedere in un altro modo. Se io se vi ricordate 1 fratto z per z meno z cubo sesti più eccetera, quindi faccio 1 fratto z quadro per 1 meno z quadro sesti più eccetera, quando vado a sviluppare in serie questo sicuramente mi viene 1 su z quadro per 1 più z quadro sesti più altri pezzi che daranno termini di ordine più grande. Quindi quando andate a vedere, questo viene di ordine 2, l'altro successivo viene di ordine 0 e quindi sull'ordine meno 1 non ci sta niente e quindi il residuo vale 0. Andiamo a vedere invece nel punto KP greco. Andiamo a vedere nel punto KP greco. Nel punto KP greco devo fare il limite per z che tende a KP greco di z meno k di greco fratto z per seno di z. Ora però il seno, ricordiamoci che seno, supponiamo di scrivere seno di z più 2k di greco, ok? Allora questo che è e alla i z più 2k di greco meno e alla meno i z più 2k di greco fratto 2i. Allora questo qua è e alla i z, perché e alla i 2k di greco fa e alla 2k di greco i che fa 1, e alla 2 pi greco i fa 1, 1 alla k fa 1, meno da quest'altra parte avete e alla meno 2k pi greco i, ma sempre 1 fa, perché sarebbe 1 alla meno k, e quindi qua viene meno e alla meno di z fratto 2i, e questo è seno di z, e ritrovate il fatto che il seno è periodico anche in campo complesso di periodo 2π. Ok? Se invece ci metto solo π, seno di z più π, stavolta ho e alla i z più π i meno e alla meno i z più scusate più pi greco più pi greco fratto 2i, e questo è e alla i pi greco fa meno 1 e alla meno i pi greco fa sempre meno 1 perché è reciproco, quindi qua mi viene meno e alla i z più e alla meno i z fratto 2i, e quindi viene meno seno di z. Cioè valgo, l'abbiamo dovuto riscrivere perché io che ne so se vale anche, in realtà lo so, perché lo so, perché seno di z più pi greco semplicemente è una traslazione, scusate, seno di z più 2 pi greco o 2k pi greco è una traslazione che è una funzione omomorfa, siccome coincide
con il seno di z sull'asse reale deve coincidere dappertutto, cioè siccome la funzione seno è la periodica sull'asse reale, deve essere periodica su tutto il piano complesso. Però ammettete che vederlo dimostrato così è meglio. Ok? Quindi cosa posso dire? Qua supponiamo che k sia pari. Se k è pari, qua ci posso scrivere meno k pi greco. Ok? Allora, questo limite qua fa 1 e questo farà k pi greco, z tende a k pi greco. Se invece k è dispari, quando ci vado a togliere k pi greco ne sto togliendo un numero dispari, quindi 2 pi greco sono un numero pari, multipli di 2 pi greco, qua ne tolgo un altro e quindi qua mi compare un meno. E quando vado a fare il limite, adesso questo fratto questo, poi il reciproco tende sempre a 1, e in questo caso farà meno 1 su k pi greco. Quindi in realtà farà meno 1 alla k su k pi greco. Questo sarà il residuo, questo è il residuo della nostra funzione f nel punto k di greco. Ovviamente per k diverso da 0. Controlliamo, giusto che in 0 fa 0, meno 1 la k su k. Chiaro? Andiamone a fare un altro. Scegliere dubbi, perplessità, incertezze. Quindi in questo caso il residuo all'infinito fa 0? No, il residuo all'infinito deve fare. Andiamo a calcolare il residuo all'infinito. Perché la somma di questi mica fa 0. O almeno non è evidente che faccia 0. Vediamo un po', aspetta un attimo perché può essere pure che quando k, ma mettiamo, se k è uguale a 1 qua è meno 1 su pi greco, se k è uguale a meno 1 è più 1 su pi greco, allora si farà 0, perché questa è una, allora se la vedi solo sui naturali è una serie a termini di segni alterni che converge, e però se la vedi su tutti gli integri dall'altra parte ci stanno gli opposti, quindi. Ok, vabbè, andiamo a fare all'infinito, tanto che ci vuole un po', perché allora io che devo fare? Devo fare meno 1 su W quadro per F di 1 su W, quindi per W per seno di 1 su W. Ok, quindi qua abbiamo meno 1 su W e poi qua abbiamo seno di 1 su W. Seno di 1 su W però è una singolarità essenziale. Comincia con uno su W meno il problema non è banalissimo.
Allora, meno 1 su 6 di doppio cubo. Più. Allora, vediamo un po' però. Vediamo un po' perché questa qua sì, in realtà mi converge, però perché il raggio di convergenza è quello del seno infinito, anche con seno di 1 su W, questa converge per ogni valore di W diverso da 0. Vediamo se il problema è che adesso non posso mettere in evidenza la quantità più grande, perché la quantità più grande, più vado verso le potenze negative, più la quantità diventa grande. E allora no, non è banale calcolare il residuo. Vediamo un po'. Allora, facciamo così. Allora, questa qua facciamo in un altro modo. Questa qua c'ha un polo di ordine 2 in 0, giusto? Quindi questa è la somma per n che va da meno 2 a più infinito di certi c con n per z alla n. Sappiamo che la serie di Laurent parte da qua, ok? Quando io vado a calcolare meno 1 su W uguale f di 1 su W, che devo fare? Questa è la somma per n che va da meno 2 a più infinito di meno 1, vabbè, meno, poi devo fare c con n w alla meno n e poi devo moltiplicare per w alla meno 2, quindi meno n meno 2. Quindi vedete che la serie di Laurent va da, quando n vale meno 2 questo vale 0, quando n vale meno 1 questo vale meno 1, e poi quando n è uguale a 0 questo vale meno 2, man mano che n sale questi esponenti qua scendono verso meno infinito. Cioè questa qua c'ha tutta una parte, c'ha tutta la parte singolare della serie di Laurent, la parte regolare è costituita solo da due termini. Quindi che succede a questa funzione? Il residuo di questo chi è? È il coefficiente che corrisponde all'esponente qua meno 1, ma questo esponente viene meno 1 quando n è uguale a meno 1, quindi è esattamente c meno 1, cioè esattamente lo stesso residuo di f in 0. Ma siccome il residuo di f in 0 l'avevamo calcolato e faceva 0, il residuo di f all'infinito in questo caso fa 0, in questo caso particolare, è chiaro? Quindi si vede molto meglio così. Ovviamente nell'altro modo facevamo un buco nell'acqua, ed è giusto che sia così, perché ripeto, quando avevamo calcolato il residuo di f in 0 faceva 0, qua faceva 1 su pi greco,
qua faceva meno 1, anzi qua faceva meno 1 su pi greco, qua faceva 1 su 2 pi greco, poi faceva meno 1 su 3 pi greco, ma dall'altra parte faceva esattamente i valori opposti, qua faceva 1 su pi greco, meno 1 su 2 pi greco, 1 su 3 pi greco, quindi è chiaro che se io mano a mano che procedo da 0 verso infinito, la somma di quelle due serie, le due serie sono convergenti, ma la somma delle, non sono convergenti assolutamente, però sono convergenti. E però se la somma di uno fa, quanto fa la somma di questa serie? La somma di questa serie fa meno logaritmo 2 su pi greco. Se vi ricordate la meno 1 alla k su k fa meno logaritmo 2 sulla serie. Ok, andiamo a vederne un altro paio di ultimi e poi passiamo agli integrali. Vediamo un po'. Sì, giusto 10 minuti, finiamo la prima volta e poi facciamo il video. Alla 1 fratto z meno 1 fratto z meno 2 questa è f di z. Allora, dove stanno le singolarità? In 1 e in 2. In 2? Un polo. Semplice. In 1? Essenziale, perché questo pezzo ha la singolarità essenziale. Questo 1 fratto z meno 2 ha uno sviluppo nell'intorno di 1 che è una serie di telo. Diventa essenziale. Allora, se devo andare a calcolare il residuo di f nel punto 2, come devo fare? Vabbè, devo moltiplicare per z meno 2, si semplifica questo, quello che rimane devo fare il limite per z che tende a 2, cioè devo fare e alla 1, che fai? 1 fratto 2 meno 1, in questo caso, facile. Il residuo di f nel punto 1 invece, come si deve fare? Allora, cominciamo col dire che e alla 1 fratto z meno 1 è uguale a somma per n che va da 1 a infinito di 1 fratto z meno 1 alla n fratto n fattoriale. O no? Questo vale per tutti gli z diversi da 1, che il raggio di convergenza di quella serie è più infinito. E quindi quella converge fino a che? Per tutti gli z diversi da 1.
mi sapete scrivere quest'altra come impotenza di z meno 1? Come si faceva? Si scriveva 1 fratto z meno 1 meno 1, oppure cambiando segno, qua è più e qua è meno. Allora ho meno 1 in evidenza e qua avrò 1 più z meno 1 più z meno 1 quadro più puntini puntini, cioè meno somma per h che va da 0 a più infinito di z meno 1 elevato ad h. Il problema adesso è che quando io faccio il prodotto ho somma per n che va da 0 a infinito di 1 su n fattoriale per 0 meno 1 alla n, tutto moltiplicato per meno somma per h che va da 0 a infinito z meno 1 alla h. Questa è la mia funzione. E di questa serie, di questo prodotto di queste due serie, cosa mi... Allora, il prodotto di queste due serie nel punto nell'intorno del bucato di 1 converge, perché questa converge in tutti i punti, compreso meno 1, cioè questa qua c'ha raggio 1, quindi intorno nel disco di centro 1 di raggio 1 converge. Questa qua converge in tutti i punti diversi da 1, quindi nel disco bucato di centro 1 questa per questa si deve poter esprimere come una serie una serie di Laurent. Di questa serie di Laurent, quindi questa qua sarà uguale a somma per, chiamiamolo un altro indice, m che va da meno infinito a più infinito di c con m z alla n. Ok? Ora, di questa serie qua, chi mi serve? Il coefficiente, chi è il residuo? C meno 1. E come, e chi sarà C meno 1? Quello che sarà davanti a, scusate, Z meno 1. Allora, perché siamo nell'intorno di... Quello che sarà davanti a Z meno 1 alla meno 1. Ma qua, quando è che io ottengo Z meno 1 alla meno 1? Quando vado a fare questo prodotto io devo usare, ammesso che valga, e deve valere per forza perché il prodotto delle due serie deve comunque essere uguale a una serie di Laurent convergente, devo usare la proprietà distributiva. Allora, per avere meno 1 come si fa? Vabbè, il coefficiente davanti si fa il prodotto, poi di questi esponenti si deve fare la somma. E che qua, quando è che qua ci avete meno n, qua ci avete h. Quando è che meno n più h fa meno 1? Quando h è uguale a n meno 1. Ok? Cioè ognuno di questi qua parte da 0, qua invece parte da 0 ma va verso meno infinito. Quindi
ognuno di questi termini, per esempio, prendete quello con meno 1, quando lo moltiplico, qua ci metto 0, viene 1, quando ci metto 1, 1 per questo termine con meno 1 mi fa, come esponente di meno 1, come 0 a meno 1 mi fa meno 1. Quando qua ci metto meno 2, qua ci metto 1, e per i coefficienti chi sono? I coefficienti, quando qua ci metto meno 1 vuol dire che n è uguale a 1, quindi qua viene 1 su 1 fattoriale. Quando qua ci metto meno 2 viene 1 su 2 fattoriale. Poi quando ci metto 3 viene 1 su 3 fattoriale. Perché vi faccio la somma? Perché tutti quei termini finiscono tutti davanti a z meno 1 alla meno 1 e mi contribuiscono tutti a c con meno 1. Ma il coefficiente di qua è sempre 1, il coefficiente di qua è 1 su n fattoriale. Parto da n uguale a 1, perché se n uguale a 0, questa qua è una costante e questa qua è una funzione intera, quindi non ottengo mai come esponente meno 1 nel prodotto. E però, una volta fatta tutta la serie, ci devo cambiare segno, perché davanti a tutto c'è il segno meno. E chi è questo numero? Chi è? 1 più un mezzo più un sesto più un ventiquattresimo più... somma di 1 su n fattoriale, chi è? 1 su, cioè no, 1 è e, quindi questo è meno, ok? Certo, non è un ragionamento proprio immediato, però è meno e. D'altro canto, controlliamo. Sì. Allora, il primo residuo valeva e. Il secondo residuo è meno e più 1, quindi ci siamo lasciati qualche pezzo da parte. Per quale motivo? N partiva da 1, si deve partire da 0. Qua facciamo un'altra cosa. Lui dice che meno e più 1, possibilmente abbiamo perso un 1 da qualche parte. Ok? Invece di fare il controllo, lo fate voi per esercizio. Noi lo controlliamo in un altro modo, se puoi, perché forse aver sbagliato io, può aver sbagliato pure lui, però diciamo che è più probabile, sicuro, è una raccolta di esercizi che abbia sbagliato io. Come potremmo calcolarlo? Siccome queste sono singolarità isolate, proviamo a calcolare i residui all'infinito. Proviamoci, vediamo se viene. Vai. No, e alla 1 su z meno 1 parte da n uguale a 1. Mentre n l'ha fatto partire da 0. Ah sì, qua l'ho fatto partire da 0. Sì, sì. Ma sai che non cambia? Ah sì, 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 no, no. Allora, qua ho sbagliato, ma l'errore era influente, perché quello ci mancava la costante che non influiva sul residuo. Dove ho sbagliato? Questo è meno e più 1. Quindi non ho sbagliato sui complessi, ho sbagliato sui reali. Perché chi è e? 1 più 1 più un mezzo più un sesto, ricordate? Sì. Somma di 1 su n fattoriale, qua n parte da 0, qua n parte da 1. E quindi ci manca l'1 in partenza, quindi è giusto. Allora, per esercizio, a sto punto vi fate il residuo all'infinito. Il residuo all'infinito, mo quanto deve fare? Allora, questo qua, questo fa 1, e quindi il residuo all'infinito deve fare meno. Controllate, provate a vedere. Poi se non ci riuscite, non venite a chiedere. Ok? Vabbè, stoppa un attimo.